siamo alla Cadima al Folle. Questa strada, ecco, ha diverse abitazioni antiche, anzi, solitamente sono tutte di 2 secoli fa, come minimo. In questa sede, questa targa, cioè, mostra la presenza in questo territorio, la nascita del sindaco Amedeo Nerozzi. Amedeo Nerozzi è importante per l'intero territorio del comune perché è stato sindaco all'epoca in cui non era possibile per un socialista come era Amedeo Nerozzi, ecco, essere eletto sindaco di un comune. C'era il regime, fra il 1920 e 21, Nerozzi addirittura è stato eletto sindaco all'unanimità. Devo spiegare perché l'unanimità. L'unanimità perché la popolazione di questo territorio mal sopportava il regime dell'epoca e quindi nel comune di Marzabotto qualcuno ha deciso di presentare una sola lista. Non c'era lista di opposizione perché anche costoro che in parte potevano accettare il regime dell'epoca certi atteggiamenti e certi comportamenti non li approvavano, quindi non si sono presentati. Con una sola lista è stato eletto e il giorno della elezione addirittura il sindaco non era presente perché col suo comportamento vivace ma non violento, ecco, era ospite nel carcere di San Giovanni Monte, quello che oggi è stato sostituito dal carcere della Dossa. Allora era nel centro della città, quindi è stato addirittura eletto mentre era detenuto. E questo è accaduto nel settembre del 1920. Ma è stata breve la storia di Amedeo Nerozzi, perché il regime, come ho detto prima, non poteva sopportare la presenza di un avversario. E quindi nel 1921 è stato sostituito dal commissario. Da quel momento in poi Nerozzi non ha rinunziato alla politica, non ha rinunziato a avvicinare il popolo, a chiedere, a presentare mozioni ed altro. E regolarmente lui veniva arrestato. In parte passava i suoi primi giorni nel carcere che abbiamo qui nel comune vicino, nel comune di Vergato. In parte li passava in carcere a Bologna, fino al momento in cui nel 1923, ecco, osò sfidare il regime organizzando la festa del 1° maggio in un territorio poco distante, cioè nel territorio di Traserra, in un prato dove ha radunato addirittura 1000 persone. E anche in quell'occasione Nerozzi è stato vittima del regime. Qualcuno avrà informato evidentemente la gendarmeria, sono venuti, l'hanno arrestato e l'hanno condotto nel carcere di Vergato. Da quel giorno in poi era tenuto sotto osservazione, tant'è vero che la prefettura, nei verbali della prefettura, era indicato come uomo pericoloso, capace di sollevazioni popolari. Non ha mai fatto sollevazioni popolari, si era limitato a organizzare la festa del 1° maggio, proibita, e verso di lui sono innalzate una serie infinita di angherie, botte comprese, per cui è stato avvertito nel 1923, qualche mese dopo, che se non emigrava, quindi non è stato condannato all'esilio, è stato avvertito che se non emigrava ne avrebbe subito le conseguenze, e conseguenze allora significava la morte, l'avrebbero ucciso. È emigrato in effetti in Belgio, in Olanda, in Francia, in Svizzera. Nel frattempo è nata la guerra, è sorta la guerra di Spagna. Nella guerra di Spagna Nerozzi si è arruolato come volontario nelle brigate repubblicane. Le brigate repubblicane sono poi, alcune brigate repubblicane sono poi state assorbite praticamente dall'esercito repubblicano italiano che combatteva il franchismo. Da quel momento, ecco, si ha notizie che Nerozzi
fosse adibito, si è presentato come volontario. Nerozzi invece poi ha proseguito la sua carriera, ha fatto il corso da infermiere in guerra, ecco, è stato dichiarato infermiere, è passato sergente, passato ufficiale, fino ad essere dichiarato medico sul campo. E infatti la targa lo mentre curava i feriti e morti il 9 settembre 1938 a 47 anni.